Vorrei dare un attimo la parola alla professoressa Francesca Reppa, che è nostra collega del Comitato Scientifico. Non è facile per me presentare qui oggi il centro di Guimessadis Emilli Villa. Infatti l'inaugurazione del centro ha per me, anzi per noi, dal momento che è qui presente anche mia sorella, un significato molto particolare, poiché il centro porta il nome di nostra madre e io mi sento stretta tra il bisogno di proteggere un dolore del tutto privato e il fatto che questo centro ne porta il nome proprio per ricordarla pubblicamente. Sono passati quasi 2 anni dall'idea iniziale di utilizzare una parte dell'eredità che lei ci aveva lasciato per sostenere la creazione di un luogo di donne. Un'idea ancora confusa e circoscritta, segnata, almeno per me, dal bisogno di compiere un gesto restitutivo nei confronti di un percorso femminile, quello di mia madre, che come tante altre donne aveva assunto il maschile come senso e misura del proprio orizzonte di vita, logorando in questo percorso i margini della propria autonomia e della propria identità, ma che contemporaneamente non poteva rassegnarsi a questa dimensione, pur non trovando i modi per sottrarvisi. Una contraddizione lacerante che migliaia di donne hanno attraversato e in cui molte si sono perdute. L'idea era dunque quella di creare un luogo che offrisse alle donne e soprattutto alle più giovani un punto di riferimento per acquisire forza e visibilità. In questi 2 anni quella spinta iniziale si è ampliata e trasformata, dando vita al progetto che ci ha portato fin qua. Le prospettive di lavoro del centro si muovono in diverse direzioni, la dimensione internazionale. Il centro intende aprirsi all'Europa e anche al resto del mondo, in particolare al Mediterraneo, partendo dall'assunto che le donne abbiano elaborato capacità e strumenti teorici importantissimi rispetto alla dimensione delle differenze. In particolare il centro si è inserito nella rete tematica di Women Studies in Socrates e nell'Associazione Europea di Women Studies, sia per quanto riguarda la ricerca che la didattica. La strutturazione della didattica nel campo dei Women Studies, con la prospettiva di costruire nuovi contenuti, nuovi percorsi di insegnamento sia nell'università che in rapporto alla scuola. La dimensione delle pari opportunità e dell'educazione alla convivenza civile tra i sessi. Purtroppo, ancora oggi nella nostra università ci troviamo di fronte ad episodi preoccupanti di molestia sessuale, segno di un lungo percorso ancora da compiere sulla strada del diritto delle donne al rispetto e alla piena libertà. L'università, come luogo principe dell'educazione, ha il dovere di garantire, prima ancora che i differenti insegnamenti disciplinari, la crescita di una corretta convivenza tra i sessi. In questo senso il centro ha in programma un progetto di ricerca sulla collocazione delle donne nell'università e la creazione anche nel nostro Ateneo di uno sportello donna in grado di offrire un momento forte di riferimento alle donne che vivono in questo spazio. 12 maggio 1997, questo è uno straccio del discorso che Donatella Barazzetti ha tenuto in occasione dell'inaugurazione del centro di Women Studies. Erano presenti Anna Finocchiaro, l'allora ministra delle pari opportunità, Giuseppe Frega, il magnifico rettore dell'Università degli Studi della Calabria, si chiamava allora, Franco Crispini, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Giovanni Latorre, preside della Facoltà di Economia. Lo sviluppo del centro di Women Studies è il frutto di un lavoro comune di tante donne che origina dall'immaginazione di Donatella Barazzetti, che nel dare corpo all'edificazione e alla costruzione di una realtà culturale femminista ha donato risorse personali, ma soprattutto ha messo il cuore, l'intelligenza, la curiosità. Noi le ragazze del centro, come amiamo ancora nominarci, perché così ci hai sempre definito tu, Donatella, continueremo a far crescere questo spazio che abbiamo conquistato e che se è arrivato a festeggiare oggi il 20° compleanno, è diventato maggiorenne da un po' di tempo,
è in grado di dare corpo a tantissime altre esperienze di cambiamento. Questo è il nostro gesto restitutivo verso di te, Donatella, e adesso Giovanna ti restituirà un'immagine che è molto cara sia a te che a noi. Donatella, qualcuno l'aiuti. Dicevo, Laura Magna era questa. Laura Magna era... Sì. Un applauso, scusate.